Arezzo dopo 1 minuto e 15 secondi a fondo dell'Arezzo con partita Messina Arezzo, partita arbitrata dal signor Tarallo di Como. Pasculli in azione, Pasculli ancora, Pasculli, serie di finte, Pasculli, tiro di Pasculli e il pallone va in porta, Pasculli porta il Lecce in vantaggio, 1-0 al settimo minuto, Pasculli, Pasculli, gol, 1-0, Pedro Pasculli, finalmente è ritornato al gol, Pasculli 1-0, il Lecce in vantaggio qui ad Arezzo, buono, bravo Pasculli. E levanto ancora, ferma il buon pallone, cioè, respinge, tacchi ancora, Barbas, ribattuto il tiro di Barbas, allarga un giocatore sulla destra ed è Carmelo che va vicino, Miceli che scusate va vicinissimo al gol al 21esimo, tiro cross. Ribattuto il tiro di Nobile, buono questo pallone rubato da Agostinelli, Agostinelli, tacchi, si imbroglia con Pasculli, non è possibile signori miei, non è possibile ancora, fermato l'inserimento di Nobile, lancio lungo in avanti per Ugolotti, Vanoli, bellissimo, bravissimo, per Vanoli ancora che stringe e Butti finisce a terra, Butti e Vanoli, fallo di reazione, è finito Vanoli e finisce qui la partita di Vanoli al 44esimo, espulso Vanoli, ma dovrebbe anche Butti uscire fuori perché è stato anche Butti a colpire. Parte Pasculli, signori, Barbas ha ribattuto il suo tiro, ancora Nobile per Pasculli, 13esimo, e Negretti compie il miracolo, 23esimo. C'è anche Pasculli in area di rigore, da Novato e tutti, fischia l'arbitro. E Negretti compie il miracolo! Ma c'era una posizione di fuorigioco. Minoia ancora. E la traversa, il pallone toccato. 38. Palla per Barbas dopo un bravo ad Agostinelli. Pasculli. Pasculli 2-0 ed è fatta. Bravo Pedro, bravo Pasculli al 43esimo. Pasculli 2-0. Pasculli. Ed è festa sugli spalti. Poi questo passaggio di Beto Barbas con un disimpegno strepitoso di Agostinelli ha portato il Lecce al raddoppio e adesso, scusate amici in ascolto in visione, possiamo. Lotti attende il piazzamento dei compagni, è Nobile ed esce Negretti che para e dà a Nobile, continua a farci soffrire l'arbitro, 47 minuti e 15 secondi e finalmente fischia la fine della partita tra gli applausi dei tifosi salentini e tra il nostro applauso, finalmente si abbracciano i giocatori giallorossi, un grosso applauso a questi giocatori che si sono battuti da leone in una giornata difficile, finalmente nella 11ª giornata di ritorno, da lontano settembre è arrivata la prima vittoria fuori casa augurabile che possa portare altri successi, si abbracciano i giocatori a centrocampo, finisce qui la partita, grazie del gentile ascolto, Lecce batte Arezzo 2-0 qui ad Arezzo, doppietta di Pasculli ed è tutto dal comunale di Arezzo, Mimmo De Gregorio vi saluta e vi auguro a tutti quanti la più cordiale buonasera.